È un periodo a cui si ripensa volentieri, perché la DDR non fu soltanto una dittatura e un malgoverno, ma anche una società in cui c'era molta solidarietà nella vita di tutti i giorni, un posto in cui si viveva davvero umanamente. Il denaro non giocava un grande ruolo, poiché la differenza tra gli stipendi era relativamente piccola e non c'era molta differenza tra un dirigente e un operaio. Insomma, non si valutavano gli uomini in base a quello che guadagnavano o al loro stile di vita, che erano pressoché uguali per tutti.